Nel 415 a.C. gli ateniesi aggredirono, assediarono e distrussero militarmente la minuscola isola di Melo. Era il sedicesimo anno della guerra del Peloponneso, la guerra che avrebbe dovuto assegnare definitivamente ad Atene o a Sparta la supremazia politica sull'intero mondo greco. Atene, la città che sotto il governo di Pericle era divenuta la scuola vivente della Grecia, Quell'anno mosse in armi contro la colonia spartana che rifiutava di inchinarsi al suo dominio. Prima di metterla a ferro e fuoco, gli ateniesi mandarono un'ambascieria per intavolare trattative. I meli non introdussero al cospetto della moltitudine i delegati, ma li invitarono a dire le cose per cui erano venuti. Gli ambasciatori ateniesi parlarono così. Siamo ora qui, e ve lo dimostreremo, per consolidare il nostro impero e avanzeremo proposteate a salvare la vostra città, poiché noi vogliamo estendere il nostro dominio su di voi senza correre rischi e nello stesso tempo salvarvi dalla rovina per l'interesse di entrambe le parti. I Meli risposero, E come potremmo avere lo stesso interesse, noi a divenire schiavi e voi ad essere padroni? poiché voi avrete interesse a fare atto di sottomissione prima di subire più gravi malanni e noi avremo il nostro guadagno a non distruggervi completamente. sicché non accettereste che noi fossimo in buona pace, amici anziché nemici, conservando intatta la nostra neutralità. No, perché ci danneggia di più la vostra amicizia che non l'ostilità aperta. Quella infatti agli occhi dei nostri sudditi Sarebbe prova manifesta di debolezza mentre il vostro odio sarebbe testimonianza della nostra potenza e non si potrà dire che voi, isolani e meno potenti di altri, avete resistito vittoriosamente ai padroni del mare. Anche noi, e potete ben crederlo, consideriamo molto difficile cimentarci con la potenza vostra e contro la sorte se non sarà ad entrambi ugualmente amica. Tuttavia abbiamo ferma fiducia che per quanto riguarda la fortuna che procede dagli dèi, non dovremmo avere la peggio perché fedeli alla legge divina insorgiamo in armi contro l'ingiusto sopruso. Se è per la benevolenza degli dèi, neppure noi abbiamo paura di essere da essi trascurati. Gli dèi infatti, secondo il concetto che ne abbiamo e gli uomini, come chiaramente si vede, Tendono sempre per necessità di natura a dominare ovunque prevalgano per forze. Questa legge non l'abbiamo istituita noi, e non siamo nemmeno stati primi ad applicarla. Così come l'abbiamo ricevuta, e come la lasceremo ai tempi futuri e per sempre, ce ne serviamo convinti che anche voi, come gli altri, se aveste la nostra potenza, fareste altrettanto. A questo punto. Gli ateniesi troncarono il negoziato, si ritirarono e posero l'assedio all'isola. Lo storico greco Tucidide, nella sua opera La guerra del Peloponneso, ricostruisce il dialogo dei Meli e degli ateniesi, sottolineando il brutale realismo politico di questi ultimi. Durante questa guerra, che segna il declino di Atene, si manifesta un cambiamento radicale della mentalità e dei costumi ateniesi. Che rapporto ha tutto questo con la nascita e lo sviluppo di quel movimento culturale che conosciamo con il nome di sofistica? E la sofistica è il primo grande momento illuminista della storia e abbiamo qui qualcosa che è peculiare della cultura greca. Vedi, la cultura indiana, per esempio, è una cultura sotto molti aspetti molto elevata, ha sviluppato una filosofia eh, impressionante, ci sono delle metafisiche di grande eh, rigore logico, di grande fantasiosità e costruttività. Ma nella cultura indiana non c'è mai stato un fenomeno come l'illuminismo, non c'è mai stato un tentativo di mettere in dubbio, basandosi su argomenti razionali, i valori accettati dalla società. E questo è quello che succede con la sofistica e da una parte questo indubbiamente è un passo necessario per il progresso dell'umanità. Noi non siamo disposti a mettere in dubbio ehm, le nostre eh, convinzioni basate sull'autorità e sulla tradizione, eh, evidentemente non faremo mai dei progressi. Dall'altra parte, e questo noi lo vediamo praticamente ehm, come eh, risultato tremendo della sofistica, se la critica alla tr morale tradizionale non è in grado di sviluppare in maniera costruttiva nuovi valori, allora l'ultima parola dell'illuminismo dell deve essere il nichilismo, cioè la negazione è dei di ogni valore e la negazione di ogni eh, rapporto di diritto e di pretesa di diritto al di là dei rapporti fattuali di potere. E questo è quello che accade nel dialogo dei Meli. Nel dialogo dei Meli noi vediamo che la convinzione radicata profondamente nell'anima umana, che esiste qualcosa come un diritto, che bisogna rispettare certe norme e certi valori nel trattare con l'altro, viene radicalmente negata. Nell'inverno seguente, Aggiuntosi un nuovo esercito da Atene, stretti da un assedio molto rigoroso ed essendosi anche infiltrato il tradimento, i Meli si arresero senza condizioni. Gli ateniesi passarono per le armi tutti i Meli adulti caduti nelle loro mani e resero schiavi i fanciulli e le donne. la sofistica, con Protagora, con Gorgia, nasce una filosofia del tutto nuova, strettamente connessa alla vita della città, della polis. Ci può tracciare un ritratto del sofista, di quella figura che ha rivoluzionato la vita di Atene e di tutta la Grecia nella seconda metà del V secolo. Il sofista ha alcune caratteristiche che sono risultate preoccupanti per la cultura ateniese e che l'hanno reso inviso a una parte di questa cultura. Egli è un intellettuale di professione ed è straniero ed insegna a pagamento. Queste sono le grandi accuse rivolte al sofista. Fa dunque mercimonio del sapere, è un artigiano della conoscenza. Questo ne comporta agli occhi della cultura ateniese, che fino a Platone, il principale artefice di queste accuse, è fondamentalmente aristocratica, ne comporta una svalutazione sociale e anche una svalutazione morale. C'è, dice Platone, una sorta di prostituzione della cultura che i sofisti operano. Tuttavia la loro opera è ben lungi dall'essere così universalmente deprezzata, anzi è profondamente apprezzata ed è necessaria. La dimensione politica e poi anche accentu accentuatamente democratica della vita sociale di Atene nella seconda metà del V secolo richiede una profonda trasformazione rispetto alle forme di educazione tradizionale, rispetto alle competenze tradizionalmente assunte. Ci sono le assemblee, in cui si confrontano le diverse possibilità di scelta politica, in cui si tratta di ottenere maggioranze, di prendere decisioni. Ci sono i tribunali che appunto funzionano anch'essi con dibattiti, persuasione, maggioranza. Occorre dunque essere in grado di comportarsi adeguatamente a questi nuovi ambiti. Centrali della vita sociale. Per questo non basta più la vecchia forma di educazione gentilizia, propria dei giovani aristocratici etanesi. Non basta più imparare a memoria Omero, conoscere qualche cosa della teologia di Esiodo e per il resto limitarsi all'esempio dei padri o degli anziani di famiglia. Occorrono competenze nuove. In primo luogo la tecnica della persuasione, la retorica. Occorre dunque poter convincere le folle riunite in assemblea o i giudici del tribunale. E questo è il primo e fondamentale insegnamento dei sofisti, l'arte retorica. Ma i sofisti insegnano anche quegli elementi di cultura più moderna, più aggiornata, che consentano al giovane aristocratico che vuole diventare protagonista della politica, della vita sociale, ateniese, di possedere gli strumenti per un mondo nuovo, più complesso, più articolato, più contraddittorio, ma che richiede anche una maggiore ampiezza di orizzonte di informazione rispetto a quello per il quale bastava appunto imparare a memoria o meno. I soffitti sono dunque richiesti, apprezzati, sia da un'aristocrazia che deve trovare strumenti nuovi se vuole mantenere i suoi poteri tradizionali, sia dai ceti emergenti nella vita della città che devono appunto imparare a loro volta a confrontarsi nelle occasioni di dibattito pubblico. Personaggio dunque ambiguo perché è necessario alla vita della città e d'altra parte anomalo rispetto alla, tua, alla sua tradizione perché è appunto un intellettuale professionista, e come tale rifiutato dai grandi sapienti, più fedeli alla tradizione aristocratica della città, come appunto Platone. Lei ha definito la sofistica un ideale di educazione civile per intervenire nella cosa pubblica. Con l'espressione ideale di educazione civile, lei traduce la parola greca paideia, che vuol dire educazione e anche cultura, civiltà. Può chiarirci questo termine centrale della speculazione greca? In senso letterale, con paideia si intende ciò che si deve fare con i fanciulli affinché diventino uomini adulti. Se si guarda il contenuto, era innanzitutto questa la grande opera prestata dalla sofistica. I sofisti non erano dei distruttori, ma dei grandi moltiplicatori che avevano educato la classe dirigente, naturalmente la classe dominante della società democratica ateniese. I giovani erano affascinati ed entusiasti, ne abbiamo descrizione in Platone. Quando venivano a sapere dell'arrivo di Protagora. I grandi sofisti erano così popolari tra la gioventù attica delle grandi famiglie patrizie che si racconta come un giovane sia andato da Socrate e lo abbia svegliato ancora prima dell'alba dicendogli: "Lo hai già saputo? Protagora è arrivato." Se si leggono le um, nuvole di Aristofane eh, troviamo dei brani eh, dove il nuovo ideale di educazione, che è un ideale di educazione individuale, che si rivolge alla individualità della persona da educare, viene contrapposto alla tradizionale educazione, cioè abbiamo un tentativo di cambiare le istituzioni e le forme di cultura di educazione e di una uh, civiltà. Questo fa della sofistica un movimento con enorme impatto eh, eh, sociale e eh, 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 politico anche. Bene, eh, ti può dire che mentre la categoria centrale della filosofia pre-sofistica è la Arche, il principio. Cioè anche se i presocratici stessi non usavano questo termine, è possibile dire che loro cercavano qualcosa come il principio del mondo. La categoria centrale della sofistica è techne, la tecnica. Eh, si vogliono sviluppare nuove tecniche da una parte per essere in grado di governare il mondo, dall'altra parte eh, di eh, eh, governare la natura, dall'altra parte per essere in grado di governare le realtà sociali, attraverso la retorica di influenzare processi politici, decisioni che bisogna prendere. I sofisti erano tecnici dello spirito, erano grandi oratori ed erano grandi argomentatori logici. Fieri di questa nuova capacità, credevano che essa fosse tutto. E si rappresentano ciò che per noi, nella nostra società, è il monopolio dell'esperto. Nennt. Und so wie hat, dass der Socrate ha mostrato che l'esperto non sa che cosa è il bene. Allo stesso modo, anche noi avremo bisogno di una ragione politica e sociale. In questo senso, i sofisti non sono il male. La loro pratica si mostra però limitata rispetto alle possibilità. Soprattutto quando la si impiega nel senso che per noi assume il termine sofistica, e cioè quando si riferisce ad argomentazioni che contrastano con ogni senso. Unter dem Begriff Sophistik verstehen, nämlich Argumentationen gegen jeden Sinn, die schwache Seite, die schwache Sache in einem Streit, rein durch Rhetorik und Scheinargumente zur Stärkeren zu machen. Tramite la retorica, La parte più debole in una lite diviene quella più forte e in ciò è presente una degenerazione del sapere e del saper fare fino al punto in cui la pratica dell'oratore e dell'argomentatore diviene un abuso. Socrate tramite Platone ci ha indicato i rischi che si corrono quando gli uomini non si riferiscono nelle loro domande alla responsabilità da assumere nei confronti del bene dell'umanità nel suo insieme. Il tecnico è quindi il vero sofista. Il primo sofista della storia è Protagora, nato, si pensa, nel 486-485 ad Abdera, un crocicchio di genti e di fedi. Giunse per la prima volta ad Atene nel 444 e si legò d'amicizia con Pericle, che gli diede l'incarico di preparare la legislazione della città di Turi, la nuova colonia da lui fondata con spirito panellenico. Ad Atene, oltre all'amicizia con Pericle, ebbe quella del ricco Callia e di Euripide, nella cui casa avrebbe letto l'inizio del suo scritto sugli dei. Nel 411 fu accusato d'empietà dal partito oligarchico che governava la città. Non si sa se si sia sottratto al processo fuggendo da Atene, oppure se sia stato bandito da Atene o condannato all'esilio. Si racconta che nella fuga Protagora trovò la morte perché la piccola imbarcazione che lo ospitava naufragò. Questi i dati desumibili da una tradizione non sempre attendibile. Vuole parlarci della filosofia di Protagora? Protagora, di cui peraltro occorre premettere sappiamo molto poco, sappiamo soprattutto ciò che ce ne racconta Platone, un suo avversario, quindi sembra comunque tendesse a svincolare la norma morale, la norma di comportamento politico da riferimenti di tipo trascendente cioè dei riferimenti alla divinità, proprio della tradizione religiosa. Si dice che Protagora, nel suo scritto su Gli dei, abbia esordito nel modo seguente. Degli dei non so né che sono né che non sono, né quale sia il loro aspetto. Molte sono infatti le difficoltà che si oppongono, la grande oscurità della cosa e la brevità della vita umana. Più probabilmente la tesi di Protagora si può definire in questo modo. Non c'è una giustizia che origini da principi trascendenti ed esterni al mondo umano. La giustizia del mondo umano è ciò che viene sancito dalla legge. È giusto ciò che la legge della città considera tale. La legge della città è promulgata da una maggioranza democratica all'interno della città. Quindi la città, gli uomini in quanto membri della città, sono la misura dei valori, perché promulgano le leggi che sanciscono il giusto e l'ingiusto. Questa tesi di Protagora è una tesi pericolosa pericolosa per la stessa democrazia alla quale essa vuole offrire un fondamento e una giustificazione anche morale. Da un lato, certo, si ritiene che la vita della città sia in questo modo autosufficiente moralmente e giuridicamente. Dall'altro, però, e questo ragionamento sarà fatto da alcuni sofisti, se non c'è alcun fondamento oggettivo per le norme morali e politiche, se questo fondamento sta soltanto nel potere di chi è in grado di imporre le leggi, o attraverso maggioranze, o attraverso, perché no, atti di imposizione tirannica, si dovrà allora dire che la norma morale è totalmente in balia dei potenti che la norma morale, come dirà un sofista come Trasimaco, è soltanto il mascheramento degli interessi del potere. Dunque quello che conta è il detenere il potere e non il rispettare alcuna norma. Protagora afferma in un suo passo, di tutte le cose misura l'uomo, di quelle che sono per quel che sono di quelle che non sono per quel che non sono. Il testo è importantissimo se viene letto sul serio e non secondo le tradizioni. Sono tre righe sole. Il testo, se detto in italiano nelle traduzioni normali, è l'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in quanto non sono. Ecco, noi l'abbiamo tradotto così e forse non bene. Perché quando diciamo l'uomo misura delle cose in quanto sono, di quelle che sono in quanto sono e quelle che non sono in quanto non sono, pensiamo alle cose per quello che sono nella loro essenza. Il testo greco in realtà l'uomo è misura, metro onesti, metro, proprio metro, misura, che può dire anche criterio, è eh, quel metro, in greco un pochino più tardi, è misura, è criterio, è giudizio, è giudizio delle cose. Ecco, lui non dice delle cose che sono, ma dice dei pragmata. O altra volta in un altro testo leggiamo cremata. Ora il te, prama come crema in greco non vuol dire l'essenza, la cosa come la intendiamo noi, l'essenza della cosa, l'entità, ma significa il ciò che appare. La cosa nell'esperienza quotidiana di tutti quanti i giorni. Ora mi spiego in una maniera molto rapida. Se ti vento e io prendo questo esempio perché è Platone che poi lo fa dopo, se tira vento, io in questo momento posso dirle che se sono, ho la febbre sento freddo, ed è verissimo, io ho freddo, non è che il vento è caldo o freddo, il vento non è né caldo né freddo, nel momento in cui io sento non il vento come senza vento, ma questo quel vento, il pragma vento, che, avendo io la febbre, lo sento come freddo. Se io invece sono sano, o un'altra cosa, lo sento come caldo. Quindi, in questo senso, ciascuno, ciascuno, il vento che sente è quello che è, il che non esclude che esista invece l'essenza vento, che è quella che è, ma quella non la conosco, quella non so che cosa sia. In questo senso l'uomo misura delle cose, L'affermazione di Protagora "l'uomo è misura di tutte le cose" come va interpretata? L'uomo è l'uomo in generale? L'umanità in contrapposizione al divino? Oppure l'uomo inteso come singolo individuo? Nein, selbstverständlich nur das erste. Selbstverständlich, wenn es heißt der Mensch ist das Maß aller Dinge, so ist damit gemeint, evidentemente soltanto nel primo significato.

Nel suo significato essa infatti indica che non bisogna sviluppare semplicemente una dogmatica, bensì occorre riferire i nostri scopi all'agire sociale e politico, in modo da soddisfare le esigenze di volta in volta attuali. Protagora era un oratore politico. Gorgia è nato a Leontini, in Sicilia. In una data non ben precisata, tra il 485 e il 480, fu discepolo di Empedocle. Si recò ad Atene nel 427 a capo di una delegazione per chiedere aiuto contro Siracusa ed esercitò subito un grande influsso su un buon numero di scrittori attici. Passò poi di città in città. Fu in Tessaglia, in Beozia e ad Argo, a Delfi e in Olimpia dove in occasione delle affollate riunioni festive con gran successo tenne discorsi fu di nuovo ad Atene, quindi in Tessaglia, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita presso Giasone, tiranno di Fere. Fu la sua una morte serena, la morte del saggio. Si dice che sia vissuto fino all'età di 109 anni. Questa è la biografia e la leggenda Possiamo chiederle di illustrarci il suo testo più noto e cruciale, intorno al non-ente o intorno alla natura? Il titolo del non-ente, che è stato in verità attribuito più tardi al testo, dimostra che è un testo opposto alla filosofia di Parmenide. Se Parmenide è la tesi della filosofia greca, Gorgia è l'antitesi. Ricordiamoci che Parmenide è convinto che... Esiste solo l'essere e che questo essere assoluto è conoscibile e comunicabile a, dal pensiero e dalla parola umana. Ora Gorgia nega esattamente quello che Parmenide ha voluto dire. Nella, sua filosof nella filosofia di Gorgia troviamo i membra di Ziekta, le membra divise della unità eh, di Parmenide. Gorgia, infatti Sviluppa l'argomento del suo trattato in tre tesi fondamentali. Il primo è non c'è niente. Con ciò naturalmente Gorgia non vuole dire che non ci sia veramente niente, ma vuole dire che non c'è un essere della struttura dell'essere parmenideo, di che non c'è niente di assoluto. La seconda tesi dice anche se ci fosse qualcosa, noi non potremmo conoscerlo. E la terza tesi dice anche se noi potessimo conoscerlo non potremmo comunicarlo. Cioè abbiamo qui in una Grandiosa e semplice struttura analitica le tre categorie fondamentali della filosofia: la categoria ontologica, all'inizio l'essere, la categoria gnoseologica, il conoscere, e la categoria sul livello della comunicazione, il comunicare. Categorie che corrispondono alle categorie della oggettività, della soggettività e della intersoggettività. A tutte queste tre categorie, Gorgia nega un valore assoluto. Secondo lui, l'essere che esiste è solo un essere fluttuante ed empirico, la conoscenza che noi abbiamo è una conoscenza empirica e la comunicazione che noi abbiamo è una comunicazione eh, che poi deve essere influenzata dalla retorica che non è eh, basata su verità assolute. In primo luogo, nulla è. In secondo luogo, se anche qualcosa fosse... Non sarebbe comprensibile per l'uomo. In terzo luogo, se anche fosse comprensibile, non sarebbe comunicabile e spiegabile agli altri. Che nulla è lo dimostro in questo modo. Se infatti qualcosa esiste, o è essere o è non essere, o è essere e non essere insieme. Ma il non essere non esiste. Perché se il non essere esistesse, esso sarebbe e insieme non sarebbe. Infatti, pensato come non essere, non esiste. Ma in quanto esistente proprio come non essere, esiste. Ma è completamente assurdo che qualcosa sia e non sia nello stesso tempo. Dunque il non essere non esiste ma neppure l'essere esiste. Se infatti l'essere esiste, o è eterno o è generato, o è eterno e generato insieme. Se l'essere è eterno, non ha alcun principio. Non avendo principio, è illimitato. Se è illimitato, non è in alcun luogo. Se non è in alcun luogo, non esiste. Ma l'essere non può nemmeno essere nato. Se infatti è nato, o è nato dall'essere o dal non essere. Ma non è nato dall'essere. Se infatti esiste come essere, non può essere nato, ma esiste da sempre. E non è nato nemmeno dal non essere, perché il non essere non può generare alcuna cosa. E dunque l'essere non è neppure generato. E neppure può essere tutte e due insieme, cioè eterno e generato, poiché le due cose si escludono a vicenda. E quindi se l'essere non è eterno né generato né tutte e due le cose insieme, esso non esiste. Il testo di Gorgia, intorno al non ente, ha una grande importanza speculativa. Ma qual è il suo valore per la storia della filosofia? Questo trattato di Gorgia sull'ente e il non-ente ha effettivamente sviluppato la più antica domanda della filosofia greca ed ha in questo modo reso necessario Platone. Perché Gorgias ha Poiché Gorgia aveva dimostrato che noi in fondo non sappiamo nulla quando vogliamo pensare questo concetto, il quale sempre è e mai può non essere. Ma in tal modo non possiamo pensare se pensare implica sempre il mio dire questo e non quello. Qui si riconosce il pensiero di Platone. La critica di Gorgia a Parmenide è in tal modo necessaria per aprire una tale prospettiva. Gorgia appare anche come certo. un grandissimo tecnico della parola, basti certo. pensare al suo elogio di Elena. Certo, e di fatto era proprio quello. Gorgia di mestiere faceva l'uomo politico e faceva l'avvocato. L'avvocato deve avere le tecniche della retorica, c'è un testo molto bello di Platone, eh, che è nel Gorgia poi fra l'altro, dove Platone cerca di ricostruire questa figura di Gorgia, dove Gorgia sostiene che la retorica è neutra. In questo senso Gorgia ha ragione quando dice che la retorica è neutra. È neutra perché non è che con la retorica si coglie niente. È a seconda delle situazioni, volta per volta, situazione per situazione, conoscendo i caratteri degli uomini, che uno riesce con una piccola parola a muovere. È una retorica degli affetti, il movimento degli affetti, ognuno di noi è un complesso di. Di tante persone, uno, nessuno, tanti, e a seconda di come io la muovo riesco a farle fare una cosa piuttosto che un'altra, ma non in un senso ingannevole, nel senso che questo è il mondo degli uomini, e loro in questo senso erano difensori, erano politici eh, abili, tecnici della politica. E quindi, se Gorgio lo dice una volta, io vado a Teve, mi trovo di fronte a delle persone a dovergli far fare la guerra, non uso certo il discorso che dovrei fare se sono degli ateniesi, che sono gli ateniesi hanno un'altra storia, un'altra cultura, un'altra problematica e quindi userei tutta un'altra un tecnica per poterli mandare a fare la guerra, il conto degli uomini si fa con le parole e con le tecniche delle parole, questo era in fondo Gorgia, l'elogio di Elena è chiarissimo sotto questo aspetto. Nell'elogio di Elena il... Gorgia propone che... tre possibilità e sono molto importanti, perché Gorgia con molta chiarezza, per la prima volta fa una specie di storia del pensiero antico. Nella loro cerchia comincia così: i casi sono questi. O tutto deriva dagli dèi, e se tutto deriva dagli dèi, Elena, poveretta, che colpa no? C'è gli dèi, hanno detto loro quello che vogliono, gli dèi hanno in mano il tutto e quindi è dovuto agli dèi. Ammettiamo che invece che gli dèi ci sia la necessità, la ragione d'essere del tutto, quello che noi chiamiamo la metafisica, un ordine dove tutto è scandito necessariamente, se fosse vero che tutta la struttura della realtà è impacchettata in modo che sì, logisticamente, in maniera che ogni momento è, è in risposta all'altro necessariamente, come in un grande teorema di matematica, dove la prima proposizione segue l'altra, segue l'altra, segue l'altra, necessariamente in un tutt'uno ordinato. poi È nata in quel punto lì, nell'ordine del tutto, rispecchia quella che è la necessità del tutto e quindi non ha nessuna colpa. Terzo punto importantissimo. Ammettiamo, dice lui, che invece Elena sia stata sedotta da Paride o Alessandro Paride, e sedotta proprio nel vero senso della parola, sedu, portata a sé da Paride, mediante che? Mediante la parola. esporrò le ragioni per cui era naturale che avvenisse la partenza di Elena per Troia. Certo o per, certo, o per volere della sorte, o per decisione divina, o per decreto della necessità, Elena fece quello che ha fatto, oppure trascinata con la violenza, o persuasa con la parola. Se dunque avvenne per la prima ragione, è giusto accusare chi è colpevole perché è impossibile ostacolare il volere divino con la previdenza umana. Avviene per natura che non è il più forte ad essere impedito dal più debole, ma che il più debole sia comandato e spinto dal più forte, e che il più forte guidi e il più debole segua. Dio è più potente dell'uomo per forza, per sapienza e per ogni altra cosa. Se dunque. E alla sorte e al dio deve essere attribuita la colpa, si deve liberare Elena dalla cattiva fama. Se invece fu strappata con la violenza, e contro ogni legge subì violenza, e contro giustizia subì oltraggio, è chiaro che la colpa è di colui che l'ha rapita, perché l'ha oltraggiata, mentre lei che fu rapita fu sventurata, perché subì. Oltraggio. È giusto quindi compiangere l'una e odiare l'altro. Se invece fu la parola a persuaderla e ad ingannarle la mente, neppure sotto questo rispetto è difficile scusarla e scioglierla dall'accusa nel modo seguente. La parola. È un potente Signore che, pur dotato di un corpo piccolissimo ed invisibile, compie le opere più divine. Essa può far cessare il timore, togliere il dolore, suscitare la gioia ed accrescere la compassione. Chi l'ascolta è invaso da un brivido di terrore, da una compassione che strappa le lacrime e da una struggente brama di dolore, ma il fascino divino che suscita la parola è anche generatore di piacere e può liberare dal dolore. La forza dell'incantesimo, accompagnandosi all'opinione dell'anima, la seduce e la persuade e la trasforma per mezzo del suo incanto. Come si può dunque considerare giusto il disonore gettato su Elena, la quale si è compiuto quello che ha compiuto o per amore, o persuasa dalla parola, o rapita con la violenza, o costretta dalla necessità divina, in ogni caso è esente da colpa? Ho distrutto con la parola l'infamia gettata su una donna ho tentato di annientare l'ingiustizia di un biasimo e di mostrare l'inconsistenza di una opinione. In, in, in Gorgia, che indubbiamente è stato un grande tecnico della parola e della retorica, è una tecnica della retorica quella di dire che appunto una cosa seria è da prendere per quella che è, come una specie di scherzo. Io sono convinto che c'è civiltà e in questo sono convinto della grande civiltà di un Gorgio, di un Protagora, qualora ci sia anche ironia. Noi bisogna sapere oggettivare le cose, non prenderle poi troppo sul serio, perché nulla in fondo ha un'importanza un estrema, perché il momento che ha un'importanza estrema ci viene prendendo, veramente noi la patiamo, diventa una passione e liberarci dalla passione, cioè saperla disincantare e oggettivarla, questo è il momento ironico. Questo è quello che loro chiamavano la paideia che è paideia, lo scherzo che dovente educazione, perché il termine paideia è educazione e il termine paidia è scherzo. E quindi appunto l'educazione è sempre un una forma, scherzo, mi raccomando, non uno sch... è uno scherzo serio, è un saper giocare, è un saper giocare e avere in mano le tecniche del gioco, però sapendo che è un gioco. E ora è chiaro che questa, la importanza della parola, cresce quando non si crede più in un essere assoluto. Per Parmenide l'essere assoluto è qualcosa che bisogna capire basandosi su una chiara intuizione logica. Siccome per i sofisti non esiste una verità assoluta al di là delle nostre opinioni, la cosa più importante per avere potere è influenzare le nostre opinioni. E perciò la sofistica dà una tale importanza alla retorica, in quanto attraverso la retorica noi manipoliamo, formiamo le opinioni di altre persone e siamo in grado eh, di eh, usarle per il nostro interesse. Famosa la frase eh, di ehm, eh, eh, Protagora, che lui era in grado di rendere il logos, l'argomento più debole, più forte, ehm, e cioè di farlo apparire eh, eh, migliore. Eh, con ciò non è inteso è che eh, Protagora diceva io faccio apparire vero quello che è falso, perché Protagora negherebbe che esiste una verità al di là dell'apparire, ma direbbe che il grande retore è quello che sa apparire ciò che vuole e in questa maniera fa la verità. Per quanto riguarda l'analisi del linguaggio, questo è sicuramente un grande merito della sofistica, che proprio per, a causa di questi momenti eh, di diffidenza verso eh, la eh, conoscenza umana, eh, si mette a criticare il linguaggio. Per esempio, eh, vari sofisti, Prodico per esempio, analizzano omonimi: analizzano il fatto che nelle parole, ehm, eh, ci sono delle parole che significano cose diverse e che. Um, un filosofo deve essere conscio di questo fatto per non essere sedotto dal linguaggio a commettere eh, errori eh, logici. Eh, Protagora sviluppa il tema della ortoeteia, cioè se le parole sono, sono giuste. Lui scopre, per esempio, che alcuni eh, sostantivi della lingua greca con un significato maschile hanno un genere grammatico femminile e viceversa. E l'analisi la di omonimie, di sinonimie, di nonimie, di metonimie come la troviamo in Democrito, è sicuramente un contributo Importante per una fondazione più rigorosa e più critica della ehm, eh, eh, filosofia. Quello che dicevo prima di Gorgia, la scissione dell'unità di essere, pensiero e parola, eh, che noi troviamo ancora in Parmenide, eh, eh, deve portare a una critica del linguaggio. I sofisti si presentavano come dei rivoluzionari, degli anticonformisti. Lo erano veramente? No, durchaus no. nicht. Protagoras war ein für die Jugend, in die no. Protagora era un maestro per quella gioventù attica che aspirava alle cariche più alte dello Stato. E Gorgia altrettanto. Entrambi maestri ammirati dal ceto dominante. Platone ha mostrato invece che saper fare eccellenti orazioni e portare avanti buone argomentazioni non comporta necessariamente il bene della città, ma può anzi rappresentare la rovina, il male. Platone ha mostrato questo male attraverso nuovi personaggi. Ciò non vuol dire porre in cattiva luce Protagora e Gorgia. Non loro, infatti, ma Callicle oppure Trasimaco, uno strano oratore, hanno tratto le conseguenze nichilistiche da un mero tecnicismo. Lei sa che Nietzsche ammirava proprio questo, e cioè il modo in cui Platone aveva scoperto il nichilismo nella maestria tecnica, nel saper fare dell'uomo. La volontà di potenza è in tutto. Ascolta dunque, io sostengo che il giusto non consiste in altro se non in ciò che giova al più forte. Ebbene, vi sono alcune città rette a tirannide, altre democraticamente. Altre ancora aristocraticamente. E non è in ogni Stato il potere costituito quello che ha la forza. Ciascun governo stabilisce le proprie leggi in base al proprio interesse. Un governo democratico stabilisce leggi democratiche. Un governo tirannico tiranniche e così via. Una volta poi stabilite queste leggi, essi dichiarano che per i sudditi è giusto ciò che loro giova. E chi questo trasgredisce viene punito come trasgressore delle leggi, come violatore della giustizia. Ecco, in che cosa consiste questa giustizia, che di fatto io affermo essere sempre la stessa in ogni città, ciò che giova al potere costituito. Eh sì, perché quando si biasima l'ingiustizia, non lo si fa per il timore di doverla commettere, bensì per il timore di doverla subire. Ecco allora che l'ingiustizia, quando è tale da potersi mantenere, è più forte, più potente, più libera della giustizia. E come fin dal principio ho detto, la giustizia consiste in ciò che giova al più forte, mentre l'ingiustizia. Consiste in tutto ciò che viene a giovamento e profitto personali. Nei sofisti si riscontra una tendenza a legittimare la sopraffazione e il disordine nella vita civile. C'è un nesso tra la crisi che i sofisti diffondono nella società greca e il momento attuale. È molto difficile rimuovere la sua convinzione secondo cui i sofisti erano degli intellettuali con intenti distruttivi. Non è vero. Questa è l'immagine tracciata da Platone, poiché era a favore di un nuovo modo di concepire la solidarietà, di costruire l'ordinamento sociale. Die Künste der sophistischen Lehre bestanden in Redekunst und in schlagfertiger Diskussionskunst. Le Arti dei Maestri di Sofistica erano E la prontezza argomentativa. Esse costituivano uno strumento per gli eminenti uomini politici emergenti delle città greche e rappresentavano qualcosa di molto prezioso e importante. Per questo i sofisti erano così popolari. Ma Platone ha compreso, e lo ha fatto dire a Socrate, Probabilmente Socrate stesso aveva già compreso, non si sa con esattezza, che il perfezionamento nella manipolazione dell'opinione pubblica, per dirla grossolanamente, con un concetto moderno, coincideva con il declino dei valori autentici della società. È vero che in una Gesellschaft, aristocratici, ins democratici, in effetti, in una società urbana che ha trasformato i valori aristocratici in valori democratici, è sempre problematico il modo in cui essa salvaguarda e difende la forza di persuasione del mondo dei valori. E così, naturalmente, anche nella situazione di crescente benessere delle città commerciali greche, di cui ovviamente faceva parte soprattutto Atene, Accadde che a poco a poco divenne fragile la forza vincolante della coscienza morale e sociale. Tucidide ci ha descritto come l'assedio di Atene e la peste abbiano indebolito e trasformato tutti i valori. Quello che volevo dire è innanzitutto questo. Non si possono considerare responsabili di ciò gli intellettuali, i sofisti. Essi hanno continuamente cercato di convincere della validità degli antichi valori. Ma Socrate ha visto più in profondità ha visto la necessità di rigenerare la radice da cui scaturisce l'autentica solidarietà fra gli uomini. La domanda ammonitrice di Socrate era, dove vi affrettate voi tutti? Pensate alla vostra vita, a condurla in modo giusto. A questo scopo è del tutto irrilevante correre e affannarsi per avere successo e affermarsi. Durante le rivolte intestine caddero sulle città molte gravi sventure, quali avvengono e sempre saranno finché l'umana natura è quella che è, più o meno violente e diverse a seconda della diversità delle singole circostanze. Il consueto significato delle parole venne assolutamente rovesciato ad arbitrio nella interpretazione dei fatti. L'audace irrazionale fu ritenuta coraggioso segno di legame al proprio partito, la prudente attesa mascherata viltà, la saggezza mascherata assenza di coraggio, l'intelligenza volta a tutto, inettitudine a tutto, l'impetuosità sconsiderata prendeva il posto del coraggio. Chi era pronto a infuriarsi veniva ritenuto sempre degno di fiducia. Chi gli contraddiceva era guardato con sospetto, chi tesseva insidie con successo era ritenuto intelligente, ma chi le scopriva faceva ancora più colpo. Veniva lodato insomma chi preveniva l'avversario prima che potesse offendere e incitava a compiere male azioni chi non ci aveva pensato affatto. E così, a causa delle rivolte intestine, in Grecia si diffuse ogni forma di depravazione. E la schiettezza, parte integrante di un nobile animo, derisa, scomparve.